Avete tantissime carte fedeltà, tantissime tessere punti di tutti i negozi nei quali andate generalmente a fare shopping e veramente non ce la fate più a portarle dietro e tantomeno odiate quando ve le dimenticate a casa. Questo è il video che fa per voi, vi farò vedere un metodo veramente molto semplice per memorizzarvi tutte le vostre tessere sul vostro smartphone in modo tale da non doverne neanche più portare con voi, utilizzando quindi il vostro dispositivo mobile nel momento dello scan, quando andate a pagare in cassa. Lo faremo su un iPhone, ma l'applicazione è disponibile anche per dispositivi Android ed è ovviamente un'applicazione totalmente gratuita. Io sono Dario Callindo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fan Page. L'applicazione che vi consiglio di utilizzare si chiama Stockard ed è disponibile gratuitamente sia in App Store che nel Play Store. Una volta installata l'applicazione nella schermata principale potrete subito vedere le tessere più utilizzate dagli utenti dell'applicazione e potrete anche avere accesso ad una serie di offerte basate sulla vostra posizione geografica oppure visualizzare le impostazioni dell'applicazione anche se in effetti non è necessario modificare nulla per far sì che l'app funzioni correttamente. A questo punto, per aggiungere una tessera fedeltà, non dovrete fare altro che tappare sull'icona a forma di più posta in alto e seguire la procedura guidata che vi guiderà poi alla scansione del codice che avverrà tramite la fotocamera del vostro dispositivo mobile. Dovrete inquadrare la tessera fedeltà, la tessera punti che volete memorizzare, il sistema leggerà il codice a barre e la memorizzerà proprio in base al negozio che vi ha rilasciato la tessera. È inoltre possibile aggiungere manualmente una tessera punti qualora non fosse nell'elenco dei negozi inseriti nel database dell'app. Per farlo non dovrete fare altro che procedere con l'aggiunta manuale della carta che comunque sarà fatta tramite la fotocamera del vostro dispositivo. Dopo effettuato lo scan, non dovrete fare altro che inserire il nome del negozio che vi ha dato la tessera. A questo punto il gioco è fatto. Quando andrete a pagare in cassa, non dovrete fare altro che avviare l'applicazione, selezionare la tessera memorizzata e verrà visualizzato il codice a barre a schermo intero, che dovrà essere poi effettuato per la scansione prima di procedere con il pagamento. Non è detto che tutti gli scanner dei negozi riescano a vedere in effetti il codice a barre riprodotto dallo schermo del vostro dispositivo, quindi il mio consiglio è di fare prima una prova portando tutte e due le possibilità, la carta e lo smartphone, e qualora lo smartphone non dovesse essere letto, purtroppo dipende anche un po', dalla vecchiaia dei dispositivi che utilizzano i negozi in giro per l'Italia. Io sono Dario Callindo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.